Grand Crust, The Wild Taste. Oggi prepariamo un delizioso antipasto che non dovrà mancare durante i vostri pranzi delle feste. Squisiti cocktail di mazzancolle e verdure. Per preparare questo delizioso cocktail a base di mazzancolle e verdure per 4 persone, avremo bisogno di una confezione di mazzancolle tropicali da 800 grammi Grand Crust. Ci serviranno anche una cucchiaiata di pepe nero in grani, due foglie d'alloro, un cespo di lattuga foglia di quercia, due endivie, un uovo sodo, 8 pomodorini cherry, 150 g di ananas naturale, un'arancia, erba cipollina, sale, 100 g di maionese, 50 g di ketchup. Per cominciare a preparare il cocktail di mazzancolle e verdure, mettiamo in una pentola d'acqua bollente il sale, il pepe in grani e l'alloro. In seguito, buttiamo le mazzancolle e vedremo che l'acqua cesserà di bollire. Quando riprende il bollore, calcoliamo un minuto di tempo e poi togliamo i crostacei dell'acqua. Li buttiamo immediatamente in acqua fredda per interrompere la cottura. Una volta compiuta questa operazione, sgusciamo tutte le mazzancolle. In seguito, sgusciamo l'arancia ed estraiamo gli spicchi. Ne utilizzeremo una parte per preparare una spremuta. È giunto il momento di preparare la salsa cocktail, amalgamando insieme la maionese, il ketchup e la spremuta d'arancia. Con l'aiuto di un colino, riduciamo a pezzettini l'uovo sodo, schiacciandolo sul fondo in modo tale che fuoriesca grattugiato dall'altra parte. Lo teniamo da parte. Se tagliamo le verdure con un coltello, queste si ossideranno in poco tempo. Per evitare che questo succeda, un buon trucco consiste nel romperle con le dita. Mescoliamo i due tipi di insalata, pulita e tagliata a pezzetti, con le mazzancolle scusciate, l'ananas ridotta in pezzi, l'erba cipollina tritata e la salsa cocktail. Il nostro cocktail è quasi pronto. Ci basterà impiattarlo in ciotole, bicchierini di vetro o coppe e decorarlo con l'uovo grattugiato, gli spicchi dell'arancia tenuta da parte, un pomodorino cherry tagliato a metà, le mazzancolle e un paio di rametti d'erba cipollina. Buon appetito! Se volete semplificarvi la vita, potete preparare questa ricetta utilizzando un pack di mazzancolle tropicali cotte con salsa cocktail seafood combo di Grand Crust.